niente, una bellissima routine, una produzione che finisce con una carta al numero. Andiamola a vedere. Allora, mescoliamo questo mazzo. Non una, non due, neanche tre volte. Cosa faremo? Uno spettatore, tre spettatori sceglieranno tre carte. Non so, questa, questa, questa. Le andremo a vedere. Sono esattamente un 2, un 8 e una donna. Ora, immaginate avere un ipotetico numero magico che è il 16, per cui se la donna vale 12 ne conteremo 1, 2, 3, cioè 12, 13, 14, 15 e 16. Adesso sì. Ok, lasceremo la donna sopra. Poi, non so, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E lasceremo il mazzo sopra. E infine 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E metteremo 2 sopra. Ora che succede? Sopra ogni carta faccia in alto si sarà accoppiata una carta dorso in alto. 1, 2, 3. E lo so che sarà un caso fortuito, ma sono esattamente 3K. Ma ragazzi, non finisce qui. Le tre carte sono state scelte in maniera molto genuina, quindi abbiamo un 12, più 8 fanno 20, più 2 22. Contiamo 22 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, il quarto K. Bella, oserei dire molto bella, elegante nella costruzione e vediamo il tutorial, dai. Spiegazione: essendo un self-working cammina da solo, nel senso che metteremo 2K in cima e 2K sul fondo. Ok, quindi mescoliamo lasciando i 2K sul fondo inalterati come posizione e i 2K in cima idem. Facciamo scegliere tre carte, ipotizziamo queste. Prendiamo un break alla prima carta, spostando avanti e tornando indietro e quindi mettendo il minion o con una pin count. Contiamo uno e lasciamo scattare. Ok, scegliete voi il metodo che meglio vi viene. Giriamo le carte faccia in alto, raccontiamo di avere un numero magico che è 16, quindi asportiamo le tre carte con il primo K sotto. Diciamo, se questo è 9, per arrivare a 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E abbiamo messo il K sotto. Quindi riportiamo le carte sul mazzo, mettiamo il 9 come prima carta, posiamo l'altra 2 e questo K andrà quindi a contatto con la prima carta faccia in alto, calcolando che in cima ne abbiamo un altro e calcolando che sul fondo adesso ne abbiamo uno. Quindi 6, 7 che sarà l'altro K, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Mettiamo il 6 e siamo pronti per l'ultimo, che ovviamente già è sotto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ora abbiamo i 3K sopra ogni carta faccia in alto, per cui basterà aprire al nastro, pizzicare la prima carta sopra quella faccia in alto, ancora la prima carta sopra la seconda faccia in alto e ancora la prima carta sopra la terza carta faccia in alto. Le estrapoliamo e magicamente mostriamo i 3K. Dopodiché basterà sommare il valore delle carte faccia in alto, quindi 9, che rovesciamo dorso in alto e lo lasciamo al suo posto, 9 più 6 15 più 5 20, e contando 20 carte la ventesima sarà il quarto K.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ora poteva essere 15, poteva essere 18, 19, comunque qualsiasi numero uscisse dalla somma delle tre carte facce in alto corrispondente al valore della somma totale ci sarà il quarto K. Spero di aver fatto cosa gradita a portare questa routine e ragazzi, come sempre, vogliamoci bene, viva la magia, non ci scanniamo sui social, non serve più a niente tutto questo, andiamo avanti per la nostra, ognuno per la nostra strada, ognuno ha qualcosa da raccontare, da dire, facciamolo con tranquillità e serenità. Ciao K.